quasi che ho peccato di sodomia. Per la Chiesa sia più grave dell'uccisione di un uomo. Come ti permetti, insolente? Ricordati che io sono il prete e tu sei un peccatore. E dopo quella volta hai avuto altri rapporti con uomini? No. Vita sessuale normale. Vale a dire? Il bordello verso i 18 anni. E poi soltanto rapporti con donne. E questa, secondo te, è una vita sessuale normale? Sì. Perché? Ma tu, figliolo, hai vissuto sempre nel peccato. Normale vuol dire matrimonio, avere una moglie, una famiglia. È quello che voglio. Bravo, bravo, bravo. Sto per costruirmi una vita normale. Sposo una piccola borghese. Allora deve essere una brava ragazza. Parla, sbrigati. Mediocre, piena di idee meschine, di piccole ambizioni meschine. Sì, tutta letto e cucina. Non devi usare queste espressioni. La normalità. Voglio costruire la mia normalità, faticosamente. Ma nella religione... Fuori dalla religione! Dio è così buono, la Vergine è così materna, Cristo è così misericordioso. Il prete è pieno di comprensione. Non avete provato alcun orrore per il mio crimine. Solamente un po' di stupore, perché non sono venuto subito a confessarmi. Devi pentirti, figliuolo, devi implorare il perdono. Mi sono già pentito. Voglio che il perdono me lo dia la società. Sì. Mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società, io lo pagherò.